bella sata, che bella sata, ora ora arriveremo a parola. Quattro pacchi di sale, 500 lire. L'ho tirato nel conservato. È una bella occasione! Che sono stesse pomarola, ora ora arrivare in macchina. Che bella sata, che bella sata! Grande. Forza Palermo. Da napoletana, Forza Palermo. Sata, sata, sata. Che bella sata, che bella sata. Care beva, dalle campioniame. Luna che luna. Thank you.
Nino, la partita con la Roma è finita con una sconfitta 4-2. Confesso, lo dico da parte mia, guardando un po' la formazione, mi era sembrata una formazione non adeguata, diciamo, con molta sincerità, e quindi speravo e auspicavo che l'ingresso di Quaison e Gilardino, così come quello di Maresca, aggiungo io, potessero comunque poi dare una svolta diversa. In realtà l'assenza di questi giocatori nella prima parte, i fatti, almeno quello che dice la partita, hanno dimostrato che non si può fare a meno di questi giocatori, e qualcuno in questo minuto forse non è alla stessa altezza, e soprattutto è un modulo diverso, scusate la prefazione un po' lunga, ma è un po' per fare capire qual è il mio pensiero. Dico, ha messo nelle condizioni del Palermo di essere un po' troppo attendista e quindi di non rispondere colpo su colpo, come hanno fatto poi quando sono arrivati Gilardino e Quaison. Sì, ma attendista, se prendi il gol dopo 108 secondi, il gol più veloce di questo campionato di Serie A fino a questo momento, devo dire c'è poco da essere attendisti, è stata una batosta forte, e poi il Palermo ha avuto l'opportunità magari immediatamente di reagire, però è chiaro che tra la Roma e il Palermo c'è una grandissima differenza. Va a merito del Palermo nella ripresa di aver cercato in qualche modo di rimanere in partita. Secondo me il problema fondamentale, però, inquadriamolo bene, almeno dal mio punto di vista. Tutti parliamo che mancano gli attaccanti, manca Djurjevic, manca il sostituto di Dybala, manca il sostituto di non so chi, e c'è soltanto Gilardino. Il problema del Palermo, almeno a guardare i numeri, non è l'attacco, perché il Palermo ha segnato 9 gol, cioè ha segnato un gol in più dell'Inter, che è in testa, esatto, alla classifica nelle prime posizioni. Il problema è la difesa, una squadra che subisce 12 gol nelle ultime 5 partite, e una squadra che se becca 3 gol dalla Roma in mezz'ora non potrà mai fare un risultato positivo. Stesso dicasi per Torino, stessa cosa per Milano contro il Milan, subisce gol sistematicamente, li subisce non solo per errori di posizione ma anche per grossolani errori individuali. La prima rete della Roma non è una prodezza di Pjanic, ma scusate, è un po' da Polli, una triangolazione basta per liberare un bravissimo giocatore come Pjanic e metterlo davanti alla porta del Palermo. Poi sul secondo c'è stato un rimpallo, sul terzo tutti stanno ad osannare la straordinaria prodezza di Gervinho, ma Gervinho lo sappiamo bene che è questo giocatore, è Maradona che parte dal fallo laterale e fa fuori tutta la difesa e poi segna. Quindi c'è da rivedere la condizione di alcuni capisaldi della squadra dello scorso anno, quale ad esempio, per fare nome e cognome, Giancarlo Gonzalez. C'è da capire se Al-Khoutary è realmente più forte di uno che era dei titolari dello scorso anno, Andelkovic, fortemente criticato da noi tutti. Quindi e bisogna capire se un ragazzo come Goldaniga può dare in questo momento almeno qualcosa di diverso e qualcosa in più rispetto a titolari inamovibili. Cioè, se prendi 12 gol in 5 partite devi fare qualcosa, e non solo nel modulo ma secondo me anche negli interpreti in difesa. Sì, appunto, diciamo, tu non hai citato anche Struna, senza nessuna offesa per lui, perché sai quanta stima hanno giocato sempre loro, dico, tre a meno, però, di Vitiello per una circostanza indubbiamente, come ricordavi tu, se gli errori che ha fatto lui li avesse fatti Andelkovic, apriti cielo. Dico, qua nessuno, come giustamente stai ricordando tu, ha detto niente. In realtà, dico, certamente va un po' rivista questa difesa, probabilmente, dico, l'esperimento a tre sarebbe stato migliore, perché, dico, giocando contro tre attaccanti è sempre meglio essere uno contro uno, è sempre meglio essere a cinque, perché lo sappiamo bene, quando giochi contro cinque, ma in realtà, cioè significa che in fase di non possesso palla giochi a cinque dietro. Esatto. Io non capisco perché questa voglia di cambiare. Il marchio di fabbrica di Iachini a Palermo, promozione trionfale dalla Serie B alla Serie A, salvezza tranquilla, serena, con valorizzazione super milionaria di Dybala e Belotti, e col 3-5-2. Ma perché bisogna stravolgere questo schema? Non mi sembra che siano arrivati chissà quali altri giocatori che debbano indurre Iachini a cambiare. Quindi secondo me si dovrebbe ritornare all'antico, cioè a gente che sa che movimenti deve fare. Se Al-Khoutary ancora deve scontare un po' di apprendistato, gioca Andelkovic; se Struna ancora non offre ampie garanzie, gioca Vitiello; o se Gonzalez ha bisogno di recuperare la condizione, gioca Goldaniga. Non sto dicendo che devono giocare tutti e tre insieme, ma siccome ci sono delle alternative, sfruttiamole e vediamo un po'. La sosta in questo momento, ecco, dico, bravo, speriamo che possa essere utile, non è detto che poi la sosta sia il toccasana, ma deve essere utile, perché al ritorno in campionato il Palermo giocherà all'ora di pranzo, ora da sempre piuttosto nefasta per il Palermo dal punto di vista sportivo, perché non ricordiamo grandissime imprese. Giocherà al Dall'Ara contro il Bologna, e quella sì sarà una partita importante, perché è uno scontro diretto sia pure all'ottava giornata di campionato, e sia pure con un Palermo che per fortuna ha messo dentro 7 punti, che rappresentano un bottino che ti consente di ammortizzare queste giornate negative.
Senti, come dicevi giustamente tu, è questione forse di ritrovare un certo equilibrio, magari ritrovare anche una preparazione migliore in alcuni giocatori, e la sosta, dico, forse per una volta può darsi che, come stavi ricordando tu, che spesso non è successo così, potrebbe essere positiva, compreso Gilardino, dico, che è un giocatore, sì, è vero, si sarà allenato a casa col preparatore eccetera, però sappiamo tutti che la preparazione a casa in quella maniera è una cosa, e oltretutto, dico, hai anche la possibilità di essere servito, perché io in fondo, se ti ricordi, anche in conferenza stampa chiesi a Iachini: ma sicuro che è Gilardino che non segna, e non è piuttosto il Palermo che non gli dà un pallone per andare a tirare? Oggi diciamo gliene sono arrivati due. Uno stava segnando di testa, uno ha approfittato. Gilardino non è un ex giocatore, Gilardino è un giocatore, un attaccante in piena attività. Ricordiamo alle persone, perché qualcuno dice: ma giocava in Cina? No, ha fatto la seconda parte della seconda stagione e della scorsa stagione con la Fiorentina, segnando anche 4 gol non da titolare, quindi è un centravanti che i gol li sa fare se riceve i palloni in maniera tale che possa essere le condizioni di battere la rete. Oggi ne ha avuti un paio e ha dimostrato, mettendo a terra De Rossi e segnando un bel gol e poi anche con quel colpo di testa, che il Palermo può prescindere da Gilardino, anche perché è l'unico attaccante inorganico, metti l'attaccante là davanti che quantomeno ti tiene un po' bloccata la difesa. Quindi alla ripresa del campionato sicuramente Gilardino sarà un titolare inamovibile di questa squadra, e non può essere diversamente. Ricordiamo, per inciso, che ha segnato il 179esimo gol in carriera in Serie A, si è lasciato alle spalle Boniperti con 178, e quindi è il 12esimo assoluto nella classifica dei marcatori in Serie A. Questo ancora di più a certificare la validità di un attaccante che può e deve consentire alla Palermo di tirarsi fuori dai guai. Certo, tra l'altro, dico, vogliamo dire che oggi anche Quaison, quando è entrato, soprattutto... Scusa, ecco, perfetto, sì. Ti tolgo la parola. Quaison, allora, perché lo dobbiamo considerare un jolly e invece non valutiamo dove ha fatto meglio? Secondo me fa meglio da esterno. Da esterno, a sinistra o a destra, è un giocatore che ha una buona velocità di base, sa saltare l'uomo. Potrebbe essere il nostro Gervinho, bravo, non c'è dubbio. Attaccante, neutralizzi le sue potenzialità. Quindi prendiamo il coraggio a due mani, se Rispoli in questo momento ha qualche difficoltà, giochiamo col 3-5-2, Quaison da una parte, Lazar dall'altra, con un po' di coraggio e un po' di personalità. A proposito della condizione atletica di cui tu parlavi, non mi sembra che questa sia una squadra che abbia problemi di condizione, perché rimane in partita fino al 90esimo e spesso mette in difficoltà le squadre avversarie, anzi nei minuti di recupero. Vedi Torino, vedi anche San Siro contro il Milan, vedi anche con il Sassuolo. Il problema secondo me è un po' più di testa, è un po' ha ragione in questo senso Zamparini quando dice c'è una squadra più cattiva, più determinata, ed è un paradosso perché queste sono le caratteristiche delle squadre di Iachini, che ha trasmesso il suo modo di vedere il calcio, il suo modo di interpretare il calcio alle sue squadre. È questo quindi che manca al Palermo, e questo che manca soprattutto a centrocampo, cioè ringhiare un po' sugli avversari. Questa squadra sembra un po' molle, forse manca quel Barreto, quel giocatore che tirava un po' il pressing, e questi ragazzi che ci sono adesso non lo riescono a fare. Speriamo che magari possa essere Rigoni, che in questo momento non è ancora il Rigoni dello scorso anno. Perfetto, grazie. Grazie a voi.